prima domanda è d'obbligo sulle sale che chiudono e su quelle che non riaprono. Proprio oggi c'è stato un altro sgombero, un altro cinema che era stato liberato, occupato, chiamatelo come volete, è stato sgomberato dalla proprietà che ci vuole fare parcheggi e appartamenti. Che ci dobbiamo fare con queste sale? Il pubblico c'è, i giovani ci sono, forse quello che stiamo cercando di portare avanti noi e su cui ti chiediamo un feedback è ma c'è una nuova tipologia di sala? Cioè la sala deve avere un rapporto con il tessuto sociale, deve essere un punto di riferimento per il pubblico? Io ritengo che la sala debba essere, molti ragazzi oggi dicono ma che fai ancora il cinema, è una cosa vecchia, così. Ah, ok. Cerchiamo di capirli con l'iPad, le cose già là. Però attenzione, la sala è importante perché è l'ultima forma di aggregazione insieme col teatro che c'è rimasta. Se ognuno salta, non c'è emozione, c'è un'emozione personale verso il proprio idolo. Ma il cinema e il teatro è una cosa ben diversa. Noi dobbiamo fare del nostro meglio per evitare questa cosa qua, perché sennò questa diventerà la città delle paninoteche, delle cose, cioè, ma non va bene. Cioè la cultura è importante perché insomma, si cresce anche con anche vedendo film come questo, si cresce con le librerie aperte, no? Con le librerie che si chiudono e si aprono le ginserie, non è possibile. Avremo un pubblico completamente diseducato, ma io credo che, come ho detto prima, che la sala è importante perché è forse insieme con il teatro, e anche il teatro sta passando dei guai grossi, guarda il Valle, guarda l'Eliseo, sono gli ultimi punti di aggregazione per comunicare anche in maniera silenziosa con qualcuno, se no noi finiremo tutti quanti soli a casa col computer, non va bene questo, diamo deve essere, è importante, è una cosa educativa la sala, non è un intrattenimento, è qualcosa di educativo perché è un fattore aggregante a livello importante. La vostra parte per impedire queste cose, ogni volta che c'è da dire qualcosa la dirò sempre senza bere sulla lingua. Ecco. Passiamo le giornate a leggere le agenzie per controllare quello che dicono gli assessori, l'assessore alla cultura del Comune di Roma e il sindaco. A un certo punto ce n'era una che spiccava, che era un'ansa nazionale su un premio che i lettori di Chuck Magazine, che è la rivista sul cinema, hanno dato a Carlo. Quindi sono i lettori, non è la rivista, non sono i critici, proprio la gente come noi, e gli davano il premio come migliore interprete alla commedia negli ultimi 30 anni. Allora, oltre un applauso perché noi lo condividiamo, volevamo chiederti una piccola cosa. Sappiamo che non si può dire nulla, ma sarà una commedia o no il prossimo film? Certo che sarà una commedia, sì. Inizierò a girarla presto, tra pochissimi giorni, anzi oggi ho già girato una cosina insieme con Albanese, lo giro con lui, però la produzione mi ha chiesto di attendere che io inizio il film e loro vanno a Riccione per le giornate con gli esercenti per fare le comunicazioni precise sul titolo, le cose eccetera. Quindi lasciamo al produttore fare queste comunicazioni, tanto da qui a pochi giorni saprete tutto, però insomma nei primi di luglio io attacco e penso di uscire, dovrei uscire il, non lo so, verso la fine di gennaio grosso modo, però ti ripeto, è il produttore che dobbiamo aspettare le sue comunicazioni. Sul premio, il premio è una cosa che mi ha molto emozionato, perché poi non è un premio di una giuria, è un premio di gente che va al cinema, sono i lettori di questa rivista importante che è Chuck, e quindi io lo dedico a loro, lo dedico al mio pubblico, lo dedico a voi, perché voi mi avete dato tanta di quell'energia durante questi 30 anni, che sono quasi 30 anni che lavoro, anzi no, sono 30 anni. Quindi sono tanti, no, so di più con me. Qua 77, 87, 97, eh sì, sono 30 anni, tanto. Quanti? 40, cazzo, Roma. Grazie per questa bella emozione che ho ricevuto questa sera. Ma non è l'emozione dell'applauso, è l'emozione di vedere tanta gente che sta condividendo tra poco una bella opera. Quindi è una cosa che di questi tempi fa veramente molto molto piacere. Grazie a tutti voi, veramente di cuore, grazie. Allora, buona visione, buon film a tutti.